Sono molto contento perché relatori di livello nazionale e internazionale ci hanno fatto questo regalo di venire in Calabria a distribuire il loro sapere, e questo scambio di esperienza tra Sud e Nord porterà sicuramente a dei livelli di crescita e molto entusiasmo in tutti i senologi, perché il nostro obiettivo è in pratica qualità prestazionali eccellenti, prevenzione della neoplasia mammaria, distribuzione equa e tempestiva a tutte le donne, a tutte le latitudini, e scambio, una piattaforma di colloquio, di scambio tra tutte le breast unit che ci sono in Italia, utilizzando tecnologie avanzate e restituendo alla donna qualità di vita ottimale, che si basa sempre sulla prevenzione. Ricordiamo che la nostra forza è l'unità multidisciplinare che ci sorregge quotidianamente nel trattare la donna che affronta questo percorso difficile. Senologia di Senonetor, sono 159, tre sono anche qua nella regione Calabria, e copriamo fondamentalmente, questi 159 centri coprono circa il 90% di tutta la patologia senologica neoplastica mammaria, ovvero dei famosi 56.000 casi all'anno di tumore della mammella, il 90% è curata all'interno di questi centri di Senonetor. Quindi questo è un fatto molto positivo, perché diciamo c'è la garanzia che ci sia fondamentalmente un'equipe competente per la patologia di quella donna. Però questo congresso è un esempio, una fidelizzazione maggiore delle pazienti, delle donne calabresi, per farsi operare all'interno di questi centri. Tutti i grandi nomi della senologia italiana, i radiologi soprattutto delle senologie italiane, è un grande riconoscimento al nostro gruppo, alla Breast Unit dell'azienda di Catanzaro, che finalmente viene riconosciuta nel proprio merito, nei propri valori, ed è assorta a Breast Unit a tutti gli effetti anche a livello nazionale. Siamo molto felici di questa giornata, contiamo di raccogliere delle esperienze da tutte le realtà in maniera tale da poterle portare qui da noi al servizio della nostra collettività. Il convegno di oggi è un convegno interessantissimo. Già il titolo, la senologia abbraccia il futuro, contaminiamo i saperi. Beh, tanto la contaminazione dei saperi è fondamentale per trasmettere il sapere, per trasmettere le conoscenze, per far incontrare realtà differenti, apparentemente differenti, che invece cercano e hanno voglia di contaminarsi, no? Quindi la crescita e il progresso e la contaminazione di più realtà al sud queste differenze che ci possono essere in ambito senologico, in ambito di breast unit, in ambito di programmi di screening, tra un'Italia che vede a volte delle differenze tra nord e centro e sud, ma che non ci dovrebbero essere, e questo è lo sforzo che facciamo tutti. Mi sembra che oggi questa contaminazione dei saperi ci sia stata con la presentazione anche di realtà assolutamente performanti, che sono i centri di senologia istituiti anche qua, anche nel sud. Domani parleremo dei programmi di screening organizzati e di tutto l'immagine diagnostico, abbiamo parlato, quindi il presente, il futuro e il passato. Siamo qui grazie al dottor Bertucci, che ha organizzato questo bellissimo congresso sulla senologia, di cui mi occupo da un po' di anni, per cui credo che sia un segnale bellissimo per la mia regione e per tutti i partecipanti che sono arrivati oggi. Speriamo di
riuscire a costruire questa piattaforma di collaborazione a cui il dottor Bertucci crede tanto e di avvicinare sempre di più i trattamenti in tutta Italia per evitare che insomma ci sia questa migrazione sanitaria che a volte ritengo assolutamente eccessiva, perché in Calabria siamo in grado oggi nei centri comunque di eccellenza come quello guidato dal dottor Bertucci di trattare le pazienti con carcinoma al seno come si trattano nel nord Italia, siamo tutti allineati. Sempre più necessario integrarci e formare rete che è certamente professionale, che è rete certamente anche sociologica e che è rete di scambio di esperienze, ma è rete di fattivamente e concretamente di integrazioni e di finalizzazione a quella che è la cura dei nostri pazienti calabresi. Sì, è un congresso che ha voluto creare un ponte ideale tra nord e sud, ma anche un ponte tra vari saperi, tra varie discipline, in particolare tra la medicina e l'ambito dell'intelligenza artificiale, dell'informatica, della quale io mi occupo. L'informatica e la medicina hanno necessità in futuro di essere sempre più vicine l'una all'altra, abbiamo bisogno di contaminare realmente questi saperi, perché il medico del futuro avrà bisogno degli strumenti tecnologici che oggi sono in grado di essere sviluppati tramite le tecniche di intelligenza artificiale, diagnosi sempre più accurate, sempre più precise, sempre più vicine alle esigenze delle cittadine e dei cittadini. È il mondo e della tecnologia che noi vogliamo. Io credo che questa tecnologia applicata alla medicina sia veramente la spinta necessaria, ci dia quel senso di grande fiducia sull'innovazione tecnologica a beneficio dell'umanità. Vuole distruggermi. Oddio, è finita. Ho paura, ho tanta paura. Ma hai mai pronunciato dalla tua voce la parola cancro? Perché si tratta proprio di queste. Queste parole hanno un potere di fermarsi alla mente. E di fronte a te tutto il buio, questa diagnosi quando non stai bene, la mente si allarma e cerca soluzione, rassicurazione e gli occhi rassicuranti, decisi, tenaci del dottor Bernardo Bertucci mi hanno dato una nuova vita.